Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Quest'anno ha l'onore e l'onere di aprire questa 90esima edizione della Festa dell'Uva, il Rione delle Sante Marie. Sante Marie presenta l'uomo, il genio e l'uva. Quest'oggi siamo pronti a farvi vivere l'emozione di un nuovo viaggio fantastico attraverso il magico intreccio tra uomo e natura, da sempre protagonisti di grandi scoperte. Vi porteremo in luoghi mai esplorati, dove la mente razionale dell'uomo lascia spazio alla fantasia e dove la natura ispira la sua genialità. Ogni anno, da ormai 90 lunghi anni, la stessa magia si ripete, la magia che stiamo vivendo proprio in questo momento, la magia che solo la Festa dell'Uva sa regalare al popolo di Impruneta e ad ogni suo spettatore che, come voi, ha la fortuna di essere qui oggi. L'uva non è solo quello che si vede in questa rappresentazione, anzi, la Festa dell'Uva per noi abitanti di Impruneta è soprattutto quello che è successo fino a pochi istanti fa, quando il cuore sembra fermarsi, quando le emozioni sembrano sopraffarci. È un intero mese di preparazione, gioie, sudori, notte insonni, allegria e a volte momenti tristi, ma che ci rendono più forti, per arrivare a tutto questo, che è poi l'intreccio dell'uomo, del suo genio e dell'uva. Come ogni anno, vorrei avere la vostra attenzione per raccontarvi quello che sarà una nuova, grande avventura. Andiamo per gradi. La nostra rappresentazione inizia proprio così, con l'uomo e le donne del Rione delle Sante Marie che, come in uno spaccato di vita rionale, cercano una nuova idea, ancora una volta, come ogni anno, per stupire il pubblico di questa meravigliosa piazza, perché sia nuovamente una geniale ispirazione a diventare imponenti strutture, costumi bellissimi ed emozionanti coreografie per questa 90esima edizione della Festa dell'Uva. Ma purtroppo quest'anno l'idea tanto attesa tarda a venire e allora si discute nel cantiere per le costruzioni, in sartoria per i costumi, si cercano alternative fino quasi a scoraggiarsi, ma poi succederà qualcosa di incredibile, impossibile, magico. Dopo 13 lunghi anni da una sfilata rimasta incompiuta, come risvegliato da un eterno torpore, colui che ispirò lo tanto spettacolo è pronto oggi a regalarci un sogno. Di un'antica toscanità conosciuta in tutto il mondo, niente meno che Leonardo da Vinci, a regalarci proprio quel progetto, la macchina del vino, che sicuramente molti più di 90 anni fa avrebbe voluto realizzare qui a Impruneta, a due passi dal suo paese natale, se avesse avuto l'occasione, fantastica, di essere uno di noi, ragazzi del Rione delle Sante Marie. E allora ecco che, come trasportato dal tempo, il
sommo scienziato, artista, inventore, prenderà vita in mezzo a noi per accompagnarci in quel meraviglioso viaggio di cui vi parlavo prima. Attraverseremo i principali periodi della sua eclettica attività. Ecco cosa significa l'uomo, il genio e l'uva. Che affondi le radici nella nostra tradizione, che accontenti tutti, che infonda in noi la giusta passione che questa festa si merita. E che ancora una volta riesca a stupire il pubblico di questa meravigliosa piazza. È la 90ª edizione e serve qualcosa di geniale. Ma quest'anno l'idea tanto attesa tarda a venire. Ora si discute, si cercano alternative. Fino quasi a scoraggiarsi. Ma poi succede qualcosa, qualcosa di incredibile, impossibile, magico. L'indiscusso uomo genio per eccellenza, Leonardo da Vinci, come trasportato dal tempo, come risvegliato da una passione personale per questa magnifica festa, è lui a farci dono di quel progetto mai dimenticato come un'opera incompiuta, la sua incredibile e fantastica macchina del vino, realizzata con la complicità del lavoro dell'uomo, del suo genio e del prezioso frutto della nostra splendida terra, l'uva. Sguardo sulla vita di Leonardo è lo studio dell'astronomia e quindi del tempo e delle stagioni, l'amore di Leonardo per lo spazio e la Terra al centro di esso, come fulcro sul quale girano stelle e pianeti e lui, uomo, al centro di questo universo. Thank you.
ancora l'architettura e di conseguenza la perfezione della geometria, quale apice di perfetto equilibrio dell'uomo all'interno di essa. Quale migliore espressione dell'arte e del genio. Ma non stupitevi, è solo il preludio di grandi scoperte.
l'arte, il genio, l'uomo e l'uva, Leonardo e la festa dell'uva. Ecco il progetto perfetto per questa sfilata, la sua incredibile e fantastica macchina del vino. Allora grazie Leonardo, il rione delle Sante Marie è in debito con te, quindi la storia non può finire così. Tocca a noi, noi ragazzi del rione delle Sante Marie, a farti un regalo, a regalarti il tuo più grande sogno. Pensare a Leonardo da Vinci e pensare alla sperimentazione del volo viene quale logica conseguenza. La forma così semplice e naturale dell'ala di un uccello lo affascinava, e la progettazione di macchine volanti di ogni tipo è la testimonianza della sua certezza che un giorno l'uomo avrebbe conquistato il cielo. Ed è l'amore che ogni rionale delle Sante Marie prova per questa festa. Sono le emozioni di cui si nutre l'energia di questa piazza. È l'uomo, il genio che c'è in ognuno di noi. È colui che da domani pensa già alla festa del prossimo anno, colui per cui tutto questo è qualcosa di più di quello che si vede, qualcosa per cui vale la pena vivere, qualcosa per cui ha sempre vissuto, qualcosa che sente prepotentemente dover regalare al prossimo, è la passione che gli brucia dentro come un Leonardo dei nostri giorni. Allora tu, rionale del rione delle Sante Marie, sii tu a ringraziare Leonardo per questo dono e a regalare a lui quello che ha sempre sognato. Vola, Leonardo, vola in
questo cielo di impruneta, in questo cielo sempre più blu. Questo è il momento dei saluti, il momento in cui tutti noi, ragazzi del rione delle Sante Marie, godiamo un altro momento irripetibile, un nuovo indelebile ricordo che non dimenticheremo mai, perché noi siamo fatti così, viviamo di questi momenti che ci porteremo dentro per sempre. Ed è così che vogliamo ringraziarvi, sperando di aver suscitato in voi piacevoli emozioni con uno spettacolo genuino e tutto fatto in casa da noi ragazzi qualunque, che per 30 giorni e altrettante notti diventiamo protagonisti di questa forte e viva realtà che ancora riesce a appassionare e unire persone di ogni tipo ed età, tutti quanti uniti nella speranza di avervi fatto divertire. Impruneta, il rione delle Sante Marie ti saluta e ti dà appuntamento al prossimo anno, certi di trovarvi nuovamente qui per nuove esaltanti avventure! Yeah.